Bisogna fare una riunione, no? Visto la sala dove va. Sto a casa mia. No, no, le ASE private no. Andiamo alla sala della ASA del popolo. Consigliere Morini. Guardiamoci 59, più il presidente. Limitamento numero 59 al 77. Le baghette vanno qua, ci sono 77. Almeno 3. Sentirò se mi dicono di arrivare. La 51. Questo 77 riguarda aria come esclusiva o prevalente funzione agricola. E il punto che noi tentiamo di guardare è stato proprio toccato le variazioni. Ho visto solo le variazioni che effettivamente la delibera di giunta numero 34 del 27 2 2006 pubblicizzava gli obiettivi e ripeto, vorrei mettere agli atti che gli obiettivi riportati che hanno uno scopo quando si scrivono gli obiettivi, quindi la cittadinanza si è portata la conoscenza dell'intenzione dell'amministrazione di come operare, credo sia l'elemento principe, quello si determina tutti i portati successivi. È l'avvio del procedimento per la variante avanzata del regolamento urbanistico abbiamo detto. E infatti qui c'è tutta una serie di punti interessanti dove vengono riportati tutti gli indirizzi che poi hanno determinato parte di questi variazioni, parte del 2006, tra 3 anni fa, la Giunta decise di introdurre misure e regolamenti dirette a aumentare l'offerta della innovazione e qui nulla da aumentare, correggere alcune del materiale, non succede, chiarire eventuali modifiche a quelle definizioni di alcune donne, fatti qualcosa che non era chiaro, adeguare la legge regionale che nel frattempo è entrata, rivedere la normativa legale ai rischi d'auto, ci mancherebbe altro adeguarsi ai rischi d'auto, l'alluvione. Ridefinire quelle zone a rischio idraulico che potevano essere esondabili, quindi Brusciana, Montreggio, Magnana, Marcignano. Certo, siamo tutti d'accordo. Infatti non abbiamo inventato introdurre la polifunzionalità delle aree riservate all'edilizia non metropolitana. Rivedere le norme destinate ai progetti finanzi, che qui punto e basta, si sapeva meno cosa si poteva succedere. Verificare la delimitazione del RUA, c'erano dei propri materiali, è possibile. Individuare aree da destinare all'edilizia non metropolitana, individuare i volumi sugli espropri dovuti alla famosa provincia statale 429, reperire nuovi spazi da destinare a parcheggio e vendere le frazioni. Qui si diceva l'obiettivo, bisogna avere più vendere il parcheggio, meritevo. Verificare la disponibilità dei siti delle zone civili italiane, meritevo. Dare una risposta alle imprese in eccesso di modesti volumi ma in stessa superficie da destinare alla logistica, meritevo. Non c'è una riga, una parola che si dice, che si monetizza,
lo spazio destinato al parcheggio pubblico per debutto nel 2006 non era a testa degli architetti amministrativi, è arrivato oggi. E io voglio ritornare su quel concetto. Perché noi viviamo su questo un castello che noi andiamo alla cassa. Perché cosa succede? L'azienda importante, perché solo le aziende importanti che hanno grandi capitali possono usare questa norma. Nella sostanza ci si basa a ammortizzare in base alla quota del mercato. Bella questa. E se il valore del mercato si azzera? E se non c'è una recessione più strutturale di quanto c'è adesso? Qual è il valore? È fluttuante, perché non si pensa sempre in un modo positivo, ma può darsi in fatto anche creare il valore invece di 1000 euro, butto un numero di fantasia, abbiamo quadrato di sulle, si accende, perché sa come diventa. Quindi ci si basa su una norma che è discrezionale, si basa una previsione di incasso che non è certa. Allora io preferivo un indirizzo di giunta in cui si diceva che occorrerà delle somme per analizzare quel parcheggio. Ringrazio il Presidente. Dopo il grazie. Se no, Massimo grazie Presidente. Io in questi giorni, nei quali non abbiamo lavorato molto su questi emendamenti, come tutti gli esseri umani mi sono chiesto cosa e dove avessimo eventualmente sbagliato. Abbiamo attaccato questo regolamento, queste variazioni, non tutte, dicendo che cose che alcuni aspetti sono così delicati, abbiamo attaccato questo aspetto della manifestazione per legge. Abbiamo oggi fatto un articolo in giornale su News e la più bella risposta, la risposta è data dalla certificazione che siamo nel giusto, è arrivata da un'ex prima assiste, io sono Pierre, un membro di Empoli, di Santa Rita Pullana, che dice, questa assiste dice, e noi tecnici di cosa abbiamo? Quella è la più grande attestazione del fatto che questa è un'operazione fatta per i tecnici. Se un tecnico si lamenta con il nostro articolo e ci dice, tant'è che ho mandato un messaggio che questa persona che conosco, e io ti ringrazio perché è la più grande attestazione del fatto che siamo giusti. O non eravamo noi il partito dei geometri e di Mandonari, caro Pampadoni. Noi abbiamo un geometra, abbiamo un tecnico, diamo conto a quello che fornisco certi di informazioni. Morina ha spiegato tutta la serie di spiega che non è soltanto un problema legato al fatto che si fa un scelto, è anche il fatto che questo scelto, questi errori si fanno favorendo solo chi può monetizzare. Quindi si fa un'operazione di redistribuzione da piccola ai grandi all'interno di chi può appunto verificare. E allora mi domando, siccome ho già parlato della Margherita, di PSI, eccetera, mi domando, ma l'Italia dei Valori, che farà parte di questa maggioranza, fino a 3 mesi fa sembrava volesse mangiare il mondo, contestava concorsi dove c'erano gli assessori, contestava tutto. Dov'è l'Italia dei Valori in questa circostanza? Cosa ne pensa? È troppo facile dire, ma noi avevamo un consigliere. E noi ieri discutevamo nel consiglio del mio partito, discutevamo del futuro e quant'altro. Hai voglia di scrivere sui fogliini in giro questi giorni che l'urbanista sarà in un certo modo? L'urbanista sarà quella che decidiamo oggi per dire in questo mandato, poi la applicherai. È quella che noi decidiamo oggi, per la quale io credo che la sinistra debba stare fuori da questo ragionamento, è quella che monetizza laddove non si facciano parchi, non si facciano strutture pubbliche, non si facciano attrezzature standard urbanistiche, per usare il termine delle parole. E invece poi si va appunto a chiedere più dimensione a qualche baracchina, si va. Dopodiché siamo i primi a dire che ci sono degli aspetti positivi. Come vogliamo fare la prossima votazione? Ce lo consentite di votare, di dire se siamo d'accordo su alcuni aspetti? Noi abbiamo cercato un dialogo, avete fatto un comprovarate meglio dicendoci mettiamoci d'accordo quali sono quelli che possono passare. Certo, non avremmo mai cambiato la possibilità di dire no, quelle norme non ci piacciono, in cambio poi dell'approvazione di sciocchezze, perlomeno dal punto di vista politico. Noi siamo decisamente contrari a questa variazione, a queste variazioni, perché come ha spiegato più volte Morini, l'abbiamo spiegato anche l'altra sera, sono intanto devastanti per la città, o rischiano di essere disabitati, e favoriscono i grandi moli. A me viene a pensare a un
morto di questo tipo, che in questa città